Mister, buonasera. Con rispetto alle ultime prestazioni, insomma, forse oggi c'è stata subito una lezione di calcio da una squadra che gioca nel modo. Fino all'1-1 la squadra era stata in campo secondo me bene, avevamo anche tantissime assenze, però ripeto, la squadra era stata dentro la partita a mio avviso, bene, e dopo il 2-1 siamo usciti dalla partita, quello sicuramente, però ripeto. C'è un particolare che lascia un po' esterrefatti, questo il capitano Nicolò che resta a terra, la squadra del Cittadella che riparte, ha anche il tempo di fare una rimessa, il giocatore non rientra. In combinazione dal suo lato arriva il gol di Vitarello che forse condanna lo Spezia. La mia protesta è in quella circostanza con l'arbitro. Lui non ha fischiato fallo perché ha valutato che non fosse fallo, però il giocatore nostro sicuramente un colpo lo ha subito, era per terra, la palla era in fallo laterale, lui deve interrompere il gioco e sincerarsi di quello che c'ha il giocatore. Detto questo, poi abbiamo perso 4-1, perciò non sto qui a recriminare su quel discorso, però credo che lui sarebbe dovuto andare a sincerarsi di quello che era successo e poi il Cittadella avrebbe battuto il fallo laterale. Tra l'altro il Cittadella il fallo laterale l'ha battuto velocemente, perciò non avrebbe avuto modo neanche di recuperare Nicolò in quella circostanza per me. Purtroppo un passo indietro dei giovani che precedentemente hanno giocato bene, oggi Bertola e Pietra un po' sottotono. Bertola no, Pietra era tantissimo tempo che non giocava, ma secondo me ha fatto il suo, e Bertola giocava in un ruolo che non è il suo. Bertola è un difensore centrale che oggi ha dovuto giocare terzino destro. È andato un po' in sofferenza, ci sta, però non è che abbiamo perso per quello. No, assolutamente, certo. Si è sbloccato Moro, un segnale positivo. Sì, l'ho visto bene in settimana, e si allena sempre bene. Questa settimana mi sembrava che avesse così intenzioni buone. Secondo me ha fatto una buona partita, ripeto, la squadra, il risultato è troppo ampio per quello che si è visto in campo, e la squadra fino al quando mancavano 15 minuti fino all'1-1 era nettamente dentro la partita, e dopo il 2-1, e quella è la nostra colpa, siamo così, non possiamo prendere altri due gol in quella maniera sicuramente. Ecco, il fatto che è uno dei pochi allenatori che evita di fare 5 sostituzioni, ne fa 3, oggi eccezionalmente 4, forse un segnale per dimostrare che la rosa è un po' ridotta. No, non lancio segnali, se c'ho qualcosa da dire la dico, è una mia peculiarità. È dimostrazione sul campo. No, faccio i cambi che ritengo giusti che si debbano fare, che possono essere funzionali alla squadra. Arriverà il giorno in cui ne farò 5, arriverà il giorno in cui ne farò una sola, dipende da quello che penso, poi a volte penso bene, a volte penso male, ma non è che devo mandare messaggi subliminali. Io se ho qualcosa da dire a chiunque la dico senza nessun problema, sono arrivato anche a una certa età che posso anche tranquillamente permettermi di dire quello che penso, no? Non mi succede niente. L'ultima cosa, Dragoschi è un caso? No. Dragoschi è sicuramente un portiere molto forte, su quello non c'è dubbio, è anche un ragazzo bravissimo, che però in questo momento è un po' così, non è ben, diciamo, limpido di mente, ecco, in questo momento, è un poco tranquillo, e allora, ma niente preclude che possa tornare, anche se, ripeto, io ho massima fiducia nei portieri che ho. Mister, lei conosce molto bene la Serie B. Che cosa manca a questo Spezia per poter cambiare, svoltare proprio radicalmente? Sembra ancora preda di questo fatto, di questa sindrome da retrocessione. Vedendolo giocare oggi, cioè, effettivamente qui su 1-1 eravate in partita. Poi si spenta la luce. Da questa impressione. Intanto credo che io prima della partita non lo dico mai, intanto perché non lo ritengo giusto, ma oggi noi
mancavano 7-8 giocatori, di cui 5-6 giocano titolari quasi sempre. Non è facile per nessuna squadra sopperire a 5-6 giocatori fuori per infortunio o squalifica. Detto questo, io credo che la squadra abbia capito qual è il tipo di campionato che dobbiamo fare, perché anche oggi con Cittadella il risultato è duro, perché 4-1, ma è troppo ampio nella maniera più assoluta, a mio avviso. Poi io sono di parte, perciò forse che abbia visto un altro tipo di partita, però ripeto, io non posso rimproverare niente a chi oggi è uscito in campo dal punto di vista dell'impegno e della voglia, ha messo tutto, perciò noi adesso dobbiamo pensare alla partita con il Modena e basta, quello, il nostro focus deve essere su quella gara e nient'altro. Come sono riposo domani? Basta? No, ci alleniamo domani e lunedì e martedì giochiamo. Quindi la vigilia della partita, cioè la vigilia di Natale in campo, cioè il giorno di Natale. Quando è Natale? 25 in campo. No, quando è Natale, il 25 lo so che è Natale. Non sono del mestiere io, però. 26 sono la partita. Sì, noi domani ci alleniamo e a Natale ci alleniamo. Nella vita c'è di peggio che allenarsi a Natale. Grazie. Arrivederci.